senza bavaglio, informazione libera, sempre. Consigliere regionale, parliamo dell'emergenza Taranto. A tutto tondo la Regione Puglia deve comunque in un certo qual modo, attraverso, io dico, un canale prioritario nell'ambito dei trasporti, un canale prioritario nell'ambito sanitario, soccorrere un territorio che, come tutta Italia sa, vive il dramma dell'emergenza ILVA, emergenza ambientale, emergenza occupazionale. In che modo la Regione può favorire questa, può dare una, come dire, una speranza, una boccata di ossigeno alla comunità tarantina? Ma sull'argomento di aeroporto? Aeroporto e sanità, partiamo dall'aeroporto. Guardi, la sanità, io lì sto parlando con quello che dispose il finanziamento per le prime strutture ospedaliere importanti e di eccellenza, e quindi l'unico mio rammarico è che si va troppo lentamente, però adesso mi pare che abbiano bandito la gara d'appalto per il nuovo ospedale San Cataldo, e quello mi sembra un argomento su cui i tarantini con il coltello tra i denti dovrebbero spendersi di più. In che senso? Dicendo in particolare ai burocrati e non alla classe politica, perché in particolare ai burocrati, dicendo sbrigatevi, perché a Taranto c'è bisogno di un presidio di eccellenza. Già abbiamo patito con la favola del San Raffaele, che poi si è volatilizzato, poi è cambiato il nome del santo, è diventato San Cataldo, però auguriamoci di vivo cuore, battiamoci perché questo nosocomio si realizzi ovviamente. Ma lei sta parlando con quello che ha disposto il finanziamento per il nuovo San Cataldo. Benissimo, altro volano di sviluppo, l'aeroporto. Sì, l'aeroporto di Grottaglie. L'Arlotta. L'aeroporto di Grottaglie, il mercato dice che non ha nessuna possibilità. Ci sono delle compagnie, pare. Se ci fossero le compagnie, allora... Se le ci sono, ma è stato detto mille volte. Se ci sono delle compagnie disposte a investire perché ritengono che ci sia un traffico che vada verso l'aeroporto di Grottaglie, ungimi tutto. Cioè... Sa cosa ci spaventa come tarantini? Che noi dobbiamo essere necessariamente condannati ad una vocazione industriale, quando la nostra invece è una vocazione tutt'altro che industriale. Sì, lei mi ha chiesto, lei mi ha detto che ci sono... Lei mi ha detto che ci sono compagnie, vettori disponibili a stabilire delle rotte verso Grottaglie. Le ho detto che se è così, io e lei rispondiamo ungimi tutto. Non ci può essere nessun potere pubblico che lo può impedire. Benissimo. Ci fa piacere che questa sia la sua posizione. Altri soggetti invece... Se invece non ci sono questi vettori... È chiaro che significa che il mercato non indirizza verso Taranto. A questo aggiungo... Consigliere, io sono d'accordissimo e l'apprezzo per queste parole, però c'è un fatto che, per esempio, non per fare la guerra dei campanili, ma certi brindisini, quando sentono parlare anche consiglieri o assessori di Arlotta aperto ai voli passeggeri, saltano in aria vedendo il proprio aeroporto in pericolo. Senta, io non mi intendo di politica, io mi intendo... Consigliere regionale, come non si intende di politica? Di manovra politica, ecco. Quello dice, quello risponde, io di questo non mi intendo. Gossip politico. Io non mi intendo. Allora, un aeroporto nel momento in cui c'è, e lì l'infrastruttura c'è, e vi sono vettori, perché i vettori investono se devono guadagnare, e vi sono vettori che intendono andare alla lotta di Grottaglie, non si può impedire, anzi diventa un business per l'aeroporto, non ci sarebbe nessuna persona sensata. Ora, mi risulta che non ci siano vettori, se a lei risulta una cosa diversa, io le ripeto, ungimi tutto. A questo vorrei aggiungere che per incentivare il traffico dei passeggeri e il turismo bisogna fare le infrastrutture che recepiscono il turismo. Io vengo da un territorio dove nel giro di pochi chilometri quadri ci sono 15 resort. Fasano. Ci sono 15 resort. Costruire resort è industria pesante, è un'industria anche i resort. Se Taranto, che è una bellissima provincia con mille ragioni di appeal, facesse questo tipo di investimenti che riempiono pure la pancia delle persone, ecco, probabilmente questo darebbe l'opportunità
di una maggiore attrattiva e quindi ci sarebbe qualche vettore interessato. Ma se il problema è il finanziamento pubblico a perdere, io non sarei mai disponibile a far pagare i cittadini con le tasse. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.